Ok, direi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Simoncini, in passepartout mi occupo di assistenza, controllo qualità per quanto riguarda il modulo produzione di Mexal. Prima di incominciare, avete a disposizione la sezione documenti, nella quale potete scaricare le slide che potete seguire durante il corso. Inoltre avete anche a disposizione la sezione domande. Potete scrivere eventuali domande o chiarimenti di argomenti che andremo a trattare che magari non vi sono chiari. Ok, allora il corso di oggi andrà a trattare principalmente distinte base e codici strutturati. Quello che andremo a trattare oggi sarà in primis la distinta base grafica e le distinte basi di variazione, la struttura degli articoli, quindi noi sappiamo che in Mexal ci sono sia articoli semplici che sono quelli che andiamo a codificare nell'anagrafica, quindi a magazzino, ma ci sono anche articoli più complessi, i cosiddetti articoli strutturati, quindi andremo a vedere le strutture. Seguirà la tabella abbinamenti, che è un'altra modalità di variazione delle distinte basi principali. Anche questa è una funzione presente nel modulo produzione. Categorie sviluppo semilavorate, che è un attributo che viene, diciamo, dato alla distinta base per lo sfondamento o meno dei semilavorati presenti all'interno di un prodotto finito. La navigazione della distinta base e andremo a concludere col calcolo del costo dei prodotti finiti. Ok, io direi che possiamo andare direttamente sul programma. Come prima cosa, naturalmente, attivato il modulo produzione in Mexal, l'azienda deve essere necessariamente di livello 3. Quindi andate in anagrafica azienda, lo vedete anche adesso qui ho due task aperti, ma non mi interessa. La gestione, vedete, contabilità, magazzino e produzione. Quindi deve essere di livello 3. Se la vostra azienda è di livello 2, per aumentare il livello dovete andare nei servizi, variazioni, vari parametri aziendali. Allora, chiudiamo un attimo il terminale. Ok. Qui in alto non lo vedete, però avete un altro parametro che vi fa aumentare praticamente il livello aziendale, da magazzino a produzione. La mia è già di livello 3, quindi non lo posso aumentare naturalmente. Ok, l'azienda che andremo a usare come esempio per il corso è un'azienda di produzione alimentare, quindi andremo a vedere distinte basi prettamente di una produzione tipica dell'alimentazione. Ecco. Allora, iniziamo con la distinta base. Il menu produzione, vediamo che abbiamo il menu distinta base e si suddivide nel sottomenu distinta base primaria e altre tre distinte basi di variazione, articolo, cliente e ordine. Per accedere alla distinta base primaria, naturalmente o andiamo direttamente dal menu distinte basi primarie, come vedete ci si apre la classica finestra elenco di Mexal, oppure un'altra modalità di accesso alle distinte basi è passando attraverso l'anagrafica dell'articolo. Vediamo, andiamo in magazzino, anagrafica articoli, qui naturalmente vedremo l'elenco di tutti gli articoli che siano sia prodotti finiti che componenti, lavorazioni e altre tipologie di articoli che avete codificato voi come anagrafica. Prendiamo un prodotto finito che nel mio caso esempio è l'after. Se entro all'interno dell'anagrafica del mio prodotto finito, vedete che in basso è attiva un'etichetta distinta base primaria. O cliccate direttamente col mouse al suo interno e vi apre direttamente la distinta base del prodotto finito after, oppure potete passare attraverso la funzione schede tecniche distinta base primaria. Diciamo che la modalità la scegliete voi in base se preferite utilizzare il mouse o la tastiera. Ok, quindi abbiamo visto che abbiamo due punti di accesso per le distinte basi primarie. Un'altra cosa fondamentale, la vediamo andando a creare un nuovo articolo, così andiamo a creare anche direttamente una nuova distinta base. Creiamo un articolo di prova. Ok, allora, articolo prova. Naturalmente i campi obbligatori per codificare un articolo sono veramente pochi, ci vuole una descrizione, quindi descrizione. Dovete inserire almeno un'unità di misura, potete sceglierne anche di inserirne due, ma nel nostro caso adesso inseriamo pezzi, e poi un'aliquota IVA, il 22%. Come abbiamo detto, per andare a inserire una distinta base primaria, clicchiamo su schede tecniche.
Se notate, c'è una lieve differenza rispetto all'articolo che abbiamo visto prima. In più, qui abbiamo la distinta base automatica. Questo perché? Perché la distinta base primaria è una distinta base di produzione. La distinta base automatica è una distinta base di magazzino. Naturalmente, se io vado a inserire una distinta base primaria sullo stesso articolo, non può coesistere contemporaneamente la distinta base automatica e viceversa. Quindi andiamo a inserire una distinta base primaria. All'accesso della distinta base, lui cosa dice? Nuova fase. Questo perché affinché una distinta base sia valida, deve necessariamente esistere almeno una fase e un componente, che può essere semplicemente anche un indice. Ok, quindi vediamo nuova fase. Il numero di fase praticamente è la prima posizione valida che trova. Naturalmente è una distinta base nuova, quindi noi non abbiamo codificato nessuna fase di lavorazione. Le fasi di lavorazione servono per andare a differenziare i vari cicli produttivi che il mio prodotto finito è soggetto durante tutta la produzione. Quindi facciamo finta, per noi è una fase unica. Quindi vado a inserire una descrizione. Naturalmente per confermare una fase è obbligatorio validare il campo descrizione fase. Vediamo qui altri tasti, ma mano a mano che poi andiamo avanti li andremo a vedere tutti. E poi un'ulteriore descrizione. Anche qui potete inserire quello che volete, quindi mettiamo ulteriore descrizione. Alla conferma, lui mi propone l'inserimento di un componente, perché come ho detto prima, naturalmente affinché una distinta base sia valida, almeno ci deve essere una fase e un componente. Quindi vedremo, esempio in sto caso, inseriamo un indice. La vado a confermare, alla prima conferma della distinta base mi si aprono gli ulteriori dati. Ok, ritorniamo un attimo sulle slide. Quindi vediamo che le distinte basi praticamente hanno un unico ambiente di gestione, due punti di accesso, come abbiamo detto, dall'anagrafica articoli o dal menu direttamente distinte basi primarie. Fondamentale per capire, esempio, il fatto di avere almeno una fase e un componente è la questione di una distinta base aperta. Cosa vuol dire distinta base aperta in produzione Mexal? Cioè noi possiamo avere una distinta base vuota, quindi nel caso nostro una fase e un componente, e poi mediante le distinte basi di variazione o altre logiche, come potrebbero essere anche le tabelle abbinamenti, andiamo a completare e quindi a sviluppare una distinta base per la creazione di un prodotto finito. Poi queste cose magari all'inizio non sono tanto chiare, ma mano a mano che andremo a trattare gli argomenti andremo a capire anche cosa vuol dire andare a variare una distinta base principale. La distinta base è importante a quali articoli può essere associata. Allora, articoli di tipo A, che quindi sono articoli di tipo merce. Abbiamo articoli di tipo L, articoli lavorazioni, articoli di tipo P, quindi il conto deposito, cioè sono quegli articoli non di proprietà della mia azienda, ma che sono in conto deposito di un cliente. Quindi il cliente manda dei suoi articoli in conto deposito presso un terzista e quelli sono gli articoli di tipo P. Poi ci sono gli articoli di tipo B, che sono distinta base, sono articoli molto particolari perché vengono utilizzati con le strutture, che è il secondo argomento che poi andremo a trattare, e soprattutto vengono usati quando la distinta base viene inserita su un campo diverso dalla radice. Adesso magari questa frase non è tanto chiara, ma anche questa è una cosa che andremo a vedere, quindi poi andremo a spiegare cosa vuol dire dichiarare la distinta base su un campo diverso dalla radice. Ok, allora, in distinta base abbiamo delle limitazioni, quindi andiamo menu distinte basi, apriamo la distinta base, questa qui, e vediamo che abbiamo dei limiti, perché all'interno di una distinta base massimo possiamo inserire 99 fasi. Le fasi sono queste che vedete sulla sinistra. Questo è il cosiddetto raggruppamento per fase. Vedete, un meno e un più. Perché io la posso decidere di lasciare chiuse le fasi, quindi non vedo i componenti, o le posso esplodere. Esplodendole vedete tutti i componenti con le relative icone, che poi andremo a vedere quali sono le icone e cosa rappresentano.
Nella parte centrale della distinta base abbiamo la cosiddetta finestra elenco. Quindi richiama le caratteristiche di una finestra elenco, potete ordinare le varie colonne. Naturalmente l'ordinamento viene fatto per fase di lavorazione. Non è che un componente della prima fase mi viene ordinato nel mezzo di componenti di altre fasi. Se esempio qui ordinare per indice, vedete che 3, 2, 1, ma comunque l'ordinamento è riferito ad una fase. Poi avete il fatto che potete ricercare nella distinta base, potete filtrare nelle varie colonne, quindi se io vado a filtrare viene filtrato quello che voi andate a scegliere. E in più avete il fatto che potete andarvi a codificare la vostra finestra elenco dei componenti come meglio credete. Quindi potete aumentare o diminuire la dimensione delle colonne, potete spegnere o attivare delle colonne, questo è il default. In più vedete che al momento col default sono disattivate magazzino impegni e stato. Lo stato lo vedremo oggi. Il magazzino impegni è un argomento che andremo a trattare nel corso degli avanzamenti di produzione. Ok, allora abbiamo detto quindi che massimo potete andare a codificare 99 fasi di lavorazione. La lavorazione è l'insieme dei componenti, e le fasi di lavorazione è l'insieme di componenti o lavorazioni che fanno parte di un prodotto finito. All'interno di ogni singola fase potete codificare massimo 5.000 componenti. Un altro limite importante al momento che ha la distinta base è che non potete aprire contemporaneamente sopra il numero di tre distinte basi. Cosa vuol dire? All'interno delle distinte basi potremmo avere dei link o dei semilavorati. Cioè, semilavorati sono altre componenti che al suo interno hanno una distinta base. Quindi se io clicco, esempio su questo semilavorato, lui mi apre un'altra distinta base. Se io la abbasso un attimo, vedete che sotto ce n'è aperta un'altra, che è quella di partenza. Se io qui dentro avrei un altro semilavorato e quindi vado a cliccare sul semilavorato e automaticamente mi apre una terza distinta base, oltre il numero 3 non posso andare. Quindi se io poi vado a ricliccare nuovamente su un altro semilavorato, perché magari è un prodotto finito con tanti semilavorati e quindi con molti livelli, il programma mi blocca e mi dice: guarda, oltre le tre distinte basi non le puoi visualizzare in contemporanea. Ok, allora andiamo a vedere un attimo i tasti. Quindi abbiamo detto che sulla parte di sinistra è il raggruppamento per fase che posso aprire o chiudere. Parlavamo di icone, qui magari le vediamo meglio spiegate anche nelle slide. Le icone sono la cartellina gialla, sarebbe la fase di lavorazione, la cartellina nera con la S bianca sarebbe il mio semilavorato, il bullone sono gli articoli tipo A, quindi gli articoli tipo merce, la chiave inglese sono gli articoli di tipo lavorazione, quindi L, le monetine sono gli articoli di tipo spesa. Gli articoli di tipo spesa sono articoli che non hanno progressivi, ma servono a me azienda per accrescere il costo del prodotto finito. Esempio, io ho acquistato un macchinario per la produzione di un certo tipo di prodotti finiti che per me ha un costo ingente, quel costo lo voglio ammortizzare, quindi ripartire nei vari prodotti finiti che io andrò a produrre, quindi vado a inserire questo tipo di articolo. Ok, allora andiamo a vedere un attimo i tasti, così capiamo bene quali possibilità e quali funzioni potete usare all'interno di una distinta base. Abbiamo il nuovo fase, quindi come abbiamo visto prima, quando vado a inserire una nuova fase, mi chiede il numero di fase. Il numero di fase, quindi abbiamo detto, è la prima posizione valida. In questo caso, vedete, ho una distinta base con quattro fasi di lavorazione codificate, quindi lui naturalmente mi propone come prima posizione valida la 5. Cioè lui mi dice vai a inserire la fase in posizione 5. Non è obbligatorio andare a inserirla perché vediamo che a fianco al numero di fase abbiamo anche un altro campo. Adesso devo inserire una descrizione e poi vediamo. Allora, fase. Abbiamo un campo che è l'inserisci e l'inverti. Cosa vuol dire? Se io vado a mettere 5 inserisci alla conferma, lui mi va a inserire la fase con il suo componente in posizione 5. Se io la vado a modificare, naturalmente non ho più l'inserisci e l'inverti, perché in caso di modifica di fase la posso solo andare a invertire. Cosa vuol dire andare a invertire? Cioè, esempio, io dico no, ho sbagliato, la fase numero,
Questa fase qui non è in fase numero 5, magari avevo saltato una fase di lavorazione, la devo mettere in posizione 2, la devo invertire con la posizione 2. Quindi io vado a mettere 2, vediamo cosa succede, alla conferma, vediamo che la fase che era in posizione 5 prende il posto a fase 2 e la fase che era in posizione 2 prende posto in fase 5. Quindi c'è uno switch di posizione. Adesso cancelliamo la fase, annullo così non salviamo le modifiche fatte. Cosa, come funziona invece l'inserisci? L'inserisci è un po' diverso dall'inverti, perché mentre l'inverti, come abbiamo visto, cambia la posizione, cioè quindi mi prende la posizione di quello che io ho inserito e me la va a switchare con quella fase lì, l'inserisci praticamente io gli dico tipo vai a inserire la fase in posizione 2. Quindi non effettua lo switch con la fase 2 che avevo precedentemente codificato, che nel mio caso è riempimento, ma mi andrà a inserire la nuova fase in posizione 2. Tutte le altre fasi scaleranno di una posizione. Quindi se io vado a mettere fase e qui gli metto 2 e qui vado a fare l'inserisci, lui naturalmente alla conferma mi chiede sempre l'inserimento di un componente per il fatto della logica che esiste una fase, ma deve necessariamente esistere anche un componente. Vedete, mi ha inserito la fase in posizione 2, però il riempimento non me l'ha messo in posizione 5, ma sono scalati tutti di una posizione. Come avete visto, naturalmente nell'inserimento di una nuova fase abbiamo la possibilità di fare l'inserisci l'inverti, in modifica di una fase non potete fare l'inserisci ma soltanto l'inverti. Ok. Quindi andiamo a inserire una descrizione di fase e un'ulteriore descrizione. Vediamo due tasti. Abbiamo la nota di fase. Quando clicchiamo su nota di fase, che è il mio F5 a tastiera, lui mi apre un editor che io posso andare a scrivere, quindi quello che a me interessa scrivere per questa fase, quindi io scrivo nota di fase. Questo editor è composto da 25 righe e da 40 caratteri, quindi avete a disposizione 1000 caratteri di nota. Le note sono fondamentali in produzione perché tutto quello che io vado a scrivere come nota, sia di fase che di componente, poi verrà trasformato come operatività manuale alla catena produttiva, cioè sono delle informazioni che io che vado a realizzare le distinte basi in un'azienda mi serve dare a chi poi veramente sta in catena produttiva a produrre. Quindi vado a inserire una nota di fase, vediamo un altro tasto che sono i dati aggiuntivi. Shift F6. Se io clicco sui dati aggiuntivi, cosa compare? Un'altra finestra dei dati aggiuntivi. Vediamo il conto lavoro e il planning. Sono due argomenti che non tratteremo oggi perché il planning è il corso più avanzato. Il conto lavoro invece è un argomento che poi vedremo nel corso degli avanzamenti di produzione. Ma volevo solo cliccare sul tasto dati aggiuntivi per farvi vedere cosa succede nel caso io non ho attivo il planning. Quindi andiamo a disattivare il planning. Per disattivare l'app del planning, praticamente andate in APN, installazione, aggiornamento app opzionale, nel mio caso attivo, ma adesso non ci interessa, quindi lo andiamo a disabilitare. Ok, ritorniamo all'interno di una distinta base. Vediamo che in modifica fase, in nuova fase, indifferente, non è più dati aggiuntivi, ma conto lavoro. Questo perché il planning è disattivato, quindi io ho soltanto come dati aggiuntivi il conto lavoro e il tasto prende il nome di conto lavoro. Se invece al contrario ho attivo solo il planning ma non attivo il conto lavoro, il tasto richiama sempre comunque i dati aggiuntivi. Ok, allora, nuova fase, abbiamo visto bene o male tutti i campi. Adesso qui vedete link DBP e link fase, è una cosa che vedremo successivamente, anche il campo quantità. Se vado sugli ulteriori dati, vediamo altri due tasti che sono condizioni semilavorate automatici, ma li vediamo dopo. Ok. Allora, cancelliamo questo. Perfetto. Quindi abbiamo detto che in basso sulla sinistra sono tutti i tasti relativi alla fase. Abbiamo nuova fase, cancella fase, naturalmente vado a cancellare una fase. Una cosa importante, nella distinta base le fasi sono consecutive e obbligatorie. Cosa vuol dire? Se io decido di cancellare la fase 2 del riempimento, quindi io dico il riempimento non mi interessa, la cancello. Vedete cosa succede? Il confezionamento, il controllo passa in fase 2.
e l'imballaggio dal 4 in 3. Questo perché non può esserci un vuoto nella numerazione, cioè non è che possa avere fase 1, fase 3, fase 4. Questo infatti perché le fasi sono consecutive e obbligatorie. Andiamo a richiamare il tasto modifica fase che l'abbiamo già visto. Un altro tasto importante è l'importa fase. Cosa fa l'importa fase? Codice articolo, numero di fase e posizione. Allora, l'importa fase vuol dire io all'interno di una distinta base decido di andare a importare una fase di lavorazione di un'altra distinta base o della medesima. Cioè io posso andare anche a riportarmi in una stessa fase della stessa distinta base su cui sto lavorando. Esempio, facciamo finta che la prima fase per me si duplica anche in fase 5. Quale numero di fase mi voglio importare? Per me è l'1, quindi temperaggio e prima fornatura. In che posizione la voglio andare a importare? Lasciamo il default, quindi in quinta posizione. Vedete, lui mi riporta in automatico una copia esatta della fase che io ho importato, quindi della prima fase. Questo non è valido naturalmente solo per la medesima fase, ma ha più senso a volte importare una fase di lavorazione di un'altra distinta base. Quindi F2, ho l'elenco delle mie distinte basi. Esempio, io decido di importare la prima fase. Adesso non hanno senso queste prove, ma è solo per farvi capire un po' la logica. Decido di importare la fase numero 1 dell'impasto pista in posizione 5. Alla conferma F10, vedete, lui mi importa la copia esatta di quella che è la prima fase. Formazione impasto della distinta base impasto pista da 500 grammi. Abbiamo detto che nella parte centrale abbiamo la cosiddetta finestra elenco e in basso a destra abbiamo naturalmente i tasti della finestra elenco, quindi dei componenti. Sono quasi identici, quindi abbiamo sempre nuovo componente, cancellazione del componente, la modifica, la conferma della distinta base e l'esca, l'annulla. Nuovo componente. I primi due sono identici, cioè la posizione. In quale posizione voglio andare a inserire il mio componente? In posizione 4. Oppure, come abbiamo detto prima, funziona anche l'inverso. La logica è sempre quella. Se vado ad inserire un componente tra i componenti già codificati e gli altri che, diciamo, che scalano di posizione. Se vado a invertire un componente, mi viene invertita direttamente la posizione col componente che ha la posizione in che vado a inserire nel campo posizione. Indice. L'indice è un campo alfanumerico di 8 caratteri. Questo è importantissimo per quanto riguarda le variazioni delle distinte basi principali. Lo capirete meglio che funziona il campo indice quando tratteremo sia di tabelle abbinamenti che di soprattutto distinte basi di variazione, articolo, ordine e cliente. Codice, articolo e descrizione. Naturalmente io vado a inserire un componente, quindi ci vuole un codice componente. Sono tutti quei codici articoli che voi avete codificato nella grafica articoli. Se faccio F2 mi si apre il filtro di tutti gli articoli. Io posso andare a inserire un codice articolo. Automaticamente mi viene compilato il campo dell'unità di misura. Nel mio caso vedete che comunque io ci posso andare sopra perché se io faccio F2 ho due unità di misura, la primaria che è in chili, la secondaria che è in grammi. Se un articolo non possiede doppia unità di misura, vediamo, tipo sacchettino in carta, dovrebbe avere solo un'unità di misura primaria, nel suo inserimento vedete che non possiamo andare a editare il campo unità di misura perché è un'unica unità di misura e quindi per me non c'è un'altra possibilità. Passa direttamente al campo quantità. Se in fase di inserimento di nuovo componente io faccio F10 senza inserire la quantità, vedete che il programma mi blocca perché è obbligatorio inserire anche una quantità, per me un pezzo. Quindi salvo il componente e me lo va a inserire. Un'altra cosa fondamentale quando vado a inserire un nuovo componente, abbiamo detto che se io inserisco un componente è obbligatorio anche la quantità. Ma è fondamentale anche la posizione del campo indice, perché se io vado a inserire indice, e vado a inserire un componente, ma faccio F10, vedete, lui mi salva, io in questo caso non ho inserito il campo quantità. Questo perché se vado a inserire l'indice e vado a inserire il codice, non è obbligatorio inserire una quantità. La stessa cosa, se vado a inserire un indice e vado a inserire una quantità, non è obbligatorio inserire un codice. Quindi se vado, il campo indice può essere o singolo, quindi solo l'indice e salvo la riga di componente, o associata a una quantità,
o associato a un componente o associato a tutti e due, quindi sia al codice che alla quantità, perché io posso fare indice, codice e quantità. Un'altra cosa fondamentale prima di continuare a vedere i campi del nuovo componente è questa. Se io vado a inserire un componente con doppia unità di misura e per quale mo qualche motivo io la vado a modificare, quindi io in questo caso ho chili, vado a mettere grammi, vi dovete ricordare di andare a modificare anche la quantità, perché nel mio caso 0,010 per 12 è riferita ai grammi. Cioè è riferito ai chili, non ai grammi, perché in questo caso, se voi andate a confermare, lui prenderà 0,010 per 12 grammi, quindi non prenderà più la quantità in chili, non viene effettuata la conversione al cambio dell'unità di misura. Il campo quantità. Ok, il campo quantità è un campo che accetta tantissimi valori. Adesso li vediamo tutti. Apro un'altra task perché andremo a fare anche delle stampe. Ok. Campo quantità. Ci aiutiamo con l'F1. Voi su ogni campo cliccando F1 avete l'aiuto, cioè una guida di quello che potete andare a inserire. Quindi è un campo di 40 caratteri alfanumerico. Accetta gli operatori matematici. Naturalmente seguendo la logica, prima le parentesi, poi le divisioni, le moltiplicazioni, le sottrazioni e le addizioni. Abbiamo la funzione int, vediamo cosa vuol dire. Allora, esempio, del cioccolato, facciamo così, andiamo a inserire un componente. Mettiamo un nuovo componente, facciamo componente 1. Descrizione. F, aliquota 22, F10. Quindi inserisco un nuovo componente, un pezzo. Per me, nella distinta base after, mi serve un pezzo di componente 1. Ed è la cosa standard, quindi se io vado a fare F10, vado a sviluppa distinta base. Questa è una stampa dello sviluppo della distinta base che mi va praticamente a effettuare lo sviluppo della mia distinta base. Si fermerà al primo livello, poi vediamo cosa vuol dire fermarsi al primo livello. Quindi io vado a inserire after. È una stampa, quindi lui ci fa lo sviluppo. Se io vado a stampare, vediamo che mi riporta lo sviluppo della mia distinta base. Vediamo che in prima fase, quindi vado a prelevare per un pezzo di prodotto finito, un pezzo di componente 1. Qui vedete, abbiamo tutti i vari componenti con le quantità. Qua giù in basso abbiamo il riepilogo di tutti i componenti sviluppati. Andiamo a vedere cosa vuol dire la funzione int, cioè la funzione dell'intero. Quindi andiamo sul campo quantità del componente 1, io faccio int, esempio 2 diviso 3. Facciamo 3 diviso 2, che così ci viene meglio. Quindi, sviluppando un'unità di prodotto finito di after, lui mi deve prendere la parte intera della frazione 3 diviso 2. Quindi andiamo, stampiamo. Vedete, lui mi prende 1 perché 3 diviso 2 è 1,5. Quindi lui mi prende tutta la parte intera, mi lascia da parte praticamente i decimali, quindi mi prenderà 1. Questa è proprio una cosa così semplice, mi prende la parte intera. Poi possiamo andare a inserire anche il valore assoluto, l'ABS. Il valore assoluto, come sappiamo, se io faccio meno 3, facciamo finta che all'interno inseriamo un calcolo, viene in negativo, lui mi prenderà sempre il valore in positivo. Quindi, se vado a sviluppare la mia distinta base after, vedremo che nello sviluppo della distinta base non mi prenderà meno 3, ma mi prenderà 3. Quindi mi prendi il valore assoluto, la parte positiva di quello che è compreso all'interno delle parentesi. Ritorniamo sul campo quantità. Oltre al valore assoluto all'intero abbiamo la if, quindi la funzione. Cioè if condizione espressione 1, espressione 2. Cosa vuol dire? Se è valida la condizione, come risultato mi prendi espressione 1. Altrimenti mi prendi espressione 2. Proviamo a fare un esempio. Quindi io gli dico if Q uguale
1, mi prendi 3, altrimenti mi prendi 5. Quindi io produco un pezzo di prodotto finito, vedete, lui mi prende 3, perché ho detto che la quantità, quando è uguale a 1, lui mi prende 3. Se io qui vado a svilupparne 3, non mi prenderà, non mi prenderà più il 3, mi prenderà il 5. Naturalmente qui vedete 15, perché? Perché poi io ho preso 5, ma quella quantità viene moltiplicata per la quantità di prodotto finito, quindi 15. Ok, quindi abbiamo visto gli operatori matematici, la parte intera, il valore assoluto, la funzione if. Possiamo usare x, y, z, ma questo è legato ai codici strutturati, quindi magari ci ritorniamo in un secondo momento. Anche sulla Q, che non è la stessa cosa che ho inserito qui, vedremo successivamente cosa vuol dire quando nel campo quantità inserisco una Q. Questo principalmente diciamo che viene utilizzato nelle distinte basi di variazione e mai bisogna utilizzarlo nella distinta base principale. Abbiamo V ed F. V ed F praticamente è la parte variabile e la parte fissa. Questo quando viene utilizzato, esempio 2 per 8, è la cosiddetta quantità a colli. Ok, dove praticamente 2 sarebbe la parte variabile, mentre 8 è la parte fissa. 2 per 8 facciamo finta, ho due scatole con all'interno ogni scatola 8 pezzi. Quindi la cosiddetta quantità a colli, e sarebbe V per F. Allora, V per F possono essere usati o insieme, quindi io metto V per F, nel mio caso quindi ho messo V per F. Andiamo a sviluppare, abbiamo detto valore per valore, quindi io faccio 1 per 5. La mia parte variabile è 1, che sarebbe il collo. E la mia parte fissa è il 5. Quindi, se vado a fare V per F, nello sviluppo dovrebbe essere 1 per 5 e di conseguenza, vedete, componente 1 me lo prendi in 5 pezzi. Ma non è detto che io debba obbligatoriamente utilizzare entrambi, io posso anche dire il componente 1 quantità V, che per me abbiamo detto essere la parte variabile che nel mio caso è 1, quindi se io stampo del componente 1 mi prendi un pezzo. Oppure posso usare anche semplicemente F e naturalmente non mi prenderai più un pezzo, ma mi prenderai 5 pezzi. Vedete? 5 pezzi. Non è obbligatorio usare neanche solo la moltiplicazione, V ed F le potete gestire come volete, potete metterle all'interno di parentesi, potete utilizzarle all'interno di altre funzioni, potete utilizzarle con l'addizione, la sottrazione, eccetera. Ritorniamo sul campo quantità perché, come avevo detto all'inizio, accetta tantissimi valori, quindi mano a mano che li incontriamo poi li vediamo. Quindi questo è importante, è la cosiddetta quantità a colli. JKW. Ok, allora qui introduciamo il tema delle videate riportabili. Cosa vuol dire? Le videate riportabili sono ulteriori videate, 3, massimo 3, che io posso utilizzare come dati aggiuntivi dei miei articoli, nell'anagrafica articolo. Vi faccio vedere dove andare a costruire la videata riportabile. Andiamo nei servizi, personalizzazioni videate, videate anagrafiche articoli. Qui in teoria ci sarebbe scritto titolo 1, ma io naturalmente per il corso l'avevo già creata, quindi gli ho dato il nome videate articoli. Voi cliccate sul primo, c'è un codice tabella, c'è la videata riportabile, cioè se io lo lascio come no, i dati vengono riportati in anagrafica articolo. Se li metto sì, vengono riportati anche nei documenti di emissione e revisione documenti.
La tipologia con l'asterisco vuol dire tutte, quindi tutti i conti, tutti i codici articoli. Vi vado a dare un titolo alla mia videata riportabile, in questo caso io l'ho chiamata videata articoli. Come viene strutturata? Naturalmente abbiamo detto che massimo sono tre, J, K, W. Più non ne posso avere per quanto riguarda questo tipo di videate. Gli vado a dare un codice, quindi AA. Fondamentale al fine dell'utilizzo di JKW nel campo quantità della produzione che la videata riportabile riporti all'inizio del campo di iscrizione tra parentesi la lettera J, la lettera K e la lettera W, altrimenti non funziona. Quindi io vado a mettere parentesi J, gli do una descrizione a piacere, nel mio caso io ho fatto un esempio con peso, altezza, lunghezza, gli dico che tipologia, per me è un numerico perché lo voglio utilizzare come quantità. La dimensione del campo, quindi per me 5. Quanti decimali deve avere? 2. È obbligatorio l'ordinamento. L'ordinamento ve lo faccio vedere molto velocemente cosa vuol dire. Io in questo caso l'ordinamento per me sarà peso, altezza, lunghezza. Però non li voglio con questo ordine, perché magari li ho codificati così, ma li voglio in un altro ordine. Quindi gli dico, voglio prima, in seconda posizione voglio il peso. L'altezza la voglio in prima posizione e la lunghezza la voglio in terza posizione. Quindi l'ordine non sarà più peso, altezza, lunghezza, ma adesso andremo a vedere che diventerà altezza, peso, lunghezza. Quindi vado a salvare la mia videata riportabile, vado all'interno dell'anagrafica articolo. L'anagrafica articolo adesso non sto andando in magazzino anagrafica articoli perché come vedete nella finestra elenco delle distinte basi avete anche la possibilità di accedere attraverso lo Shift F4 all'anagrafica dell'articolo. Tutti gli articoli hanno le videate riportabili, sia i prodotti finiti che i componenti, quindi io vado in anagrafica articolo. Dati aggiuntivi, Shift F8. Videata articoli, vedete, quindi mi riporta la descrizione che io avevo dato alla videata riportabile, mi riporta una piccola videata che è costruita con quello che gli ho dato io con le caratteristiche, quindi il titolo videata articoli, peso, altezza, lunghezza. Ok. Allora, adesso qui andiamo, le lasciamo JKW perché perfetto. Cosa vuol dire utilizzare JKW nel campo quantità? Allora, JKW ed RST sono lo stesso campo della videata riportabile, ma hanno due funzionalità diverse. All'inizio vediamo JKW, poi passiamo a RST. JKW sono le quantità specificate a livello di componente. Cosa vuol dire? Io vado all'interno dell'anagrafica del mio componente 1, quindi nuova variazione è lo stesso che dire anagrafica componente. Quindi vado in nuova variazione, dati aggiuntivi, videate articoli. Io gli metto peso 2, altezza 3, vedete 2 decimali, quindi 0,00, lunghezza 5. Peso, altezza, lunghezza. Abbiamo detto che J, K, W fanno riferimento al componente. Quindi ricordiamoci il 2, il 3 e il 5. Peso, altezza, lunghezza. Io adesso all'interno della distinta base, ad esempio, vado a mettergli J più K, quindi dovrebbe essere 2 più 3. Vediamo cosa succede andando a sviluppare la distinta base. Allora, lasciamo quantità 1, se no ci facciamo confusione, mi era rimasto in memoria la quantità di prima. Allora, ritorniamo dentro. Ok, after in quantità 1. Perfetto. Vedete, quantità 5, perché gli ho detto che del componente 01 mi devi prendere come quantità J più K. Se vi ricordate, nel componente 01, nelle videate riportabili, abbiamo messo 2 e 3. Come? Ritorniamo dentro. Quindi, nell'anagrafica, nei dati aggiuntivi, vedete, è un po' come la distinta base principale. Quando voi andate a inserire dei dati aggiuntivi, vi appare un'etichetta. Videate articoli. Peso 2, altezza 3. Noi abbiamo messo J più K, quindi 5.
Se KW li potete usare come W per F, quindi potete fare sottrazioni, addizioni, divisioni, moltiplicazioni, utilizzarle all'interno delle funzioni, utilizzarle singolarmente come meglio volete. Cosa cambia tra JKW ed RST? Come abbiamo detto all'inizio, le videate riportabili possono essere associate a tutte le anagrafiche degli articoli, quindi sia che sia componente, che acquisto quindi da fuori come componente standard, sia che sia un prodotto finito che io produco internamente. La differenza è che se io vado a inserire RST, che sarebbe l'equivalente di JKW, non mi prenderà più la quantità che io vado a inserire nelle videate riportabili del componente, ma mi andrà a prendere le quantità che io vado a inserire nelle videate riportabili del prodotto finito che sto producendo. Quindi nel mio caso, after, adesso lasciamo un attimo J più K, andiamo all'interno dell'anagrafica articolo di after nelle videate riportabili, quindi dati aggiuntivi, videate riportabili. Quindi mettiamo 5, 5, 10, quindi peso, altezza, lunghezza. In questo caso voi, forse quello che un po' può essere fuorviante è che vedete sempre JKW, ma dovete ricordarvi che adesso noi siamo sul prodotto finito. Quindi se vogliamo fare riferimento alle quantità del prodotto finito, nella distinta base non dobbiamo usare JKW, ma dobbiamo usare RST. Quindi ritorniamo all'interno della distinta base, a livello di componente. Infatti se facciamo F1 vediamo che RST cosa ci dice come JKW, ma relativamente al prodotto finito in lavorazione. Quindi, allora, vediamo un attimo, ritorno un attimo nell'anagrafica per vedere un secondo che quantità a seconda di quale lettera avevo messo. Ok, vabbè, non ci interessa, lo vediamo solo in visualizzazione, però vediamo un attimo allora. Si dice che è già aperto, forse perché ho la distinta base. Ok, allora ritorniamo un attimo sull'anagrafica articolo, nelle videate riportabili. Facciamo J, quindi sarebbe R, T, la W, 5, 10. Quindi. R più T. Dovrebbe essere 5 più 10. Vediamo cosa succede. Sviluppo una quantità di prodotto finito after del componente 01, me ne prendi 15. Non so se vi è chiaro, magari mi fermo un attimo. È chiaro per tutti l'utilizzo di JKW RST? Ok, vedo che nessuno dice nulla, quindi io direi che possiamo andare avanti. Poi eventualmente se avete, ecco, se qualcosa non vi è chiaro, non vi fate problemi, scrivetevelo che poi magari ci ritorniamo sopra. Ok, l'ultima cosa che vediamo al momento per il campo quantità è la chiocciola. La chiocciola è molto importante. Allora, prima di utilizzare la chiocciola, anche se vedete la chiocciola, volevo ritornare un attimo sulla funzione int che l'abbiamo saltata. Vedete anche all'interno della distinta base una funzione particolare chiocciola int per quanto riguarda lo stampo forma quadrata da 48 pezzi, che è in terza posizione della mia prima fase di lavorazione. Questa è una formula importante in produzione, molto utile, soprattutto quando devo scaricare, ad esempio, un cartone ogni tot di pezzi. Quindi int tra parentesi q più aperta parentesi u meno 1 chiusa parentesi diviso u chiusa parentesi. Cioè cosa vuol dire? Qui vi fa anche l'esempio. Ad esempio, se deve essere scaricato un cartone ogni 12 prodotti finiti, inseriremo la seguente formula. Cioè quando lo sviluppo raggiunge una quantità pari a 12, mi scarichi un cartone. Quindi voi immaginatevi in produzione. Ho la mia catena produttiva, c'è l'operatore che prende 12 prodotti finiti e li mette in un cartone, chiude il cartone e lo mette sul pallet. Quindi questa formula serve proprio per prendere la quantità esatta sulla base della quantità che io metto a produzione. Quindi voglio produrre 200 pezzi di prodotto finito, il programma sviluppa, sulla base della formula mi dirà prendi tot cartoni, quindi
Quindi verranno scaricati, impegnati tot cartoni perché servono solo quelli ed esclusivamente quelli. Quindi nel mio caso, qui adesso noi come distinta base su cui stiamo lavorando, avete visto anche un po' dai componenti, forse avete intuito, ma comunque lo vediamo anche da altri articoli, sarebbero i cioccolatini After Mint, quindi una scatolina con all'interno tanti cioccolatini, ognuno nel suo sacchettino, gusto menta, cioccolato fondente. Io cosa gli dico? Lo vediamo qui in basso anche, scatolone, l'imballaggio, cioè mi scarichi uno scatolone ogni 24 pezzi di After Mint. Il mio prodotto finito non è un cioccolatino, ma è una scatola contenente all'interno 12 cioccolatini. Quindi lo scatolone deve contenere a sua volta al suo interno 24 scatole di prodotto finito. Quindi ogni volta che raggiungi la quantità pari a 24 mi scarichi uno scatolone. Ritorniamo sul campo quantità. E vogliamo andare a vedere l'ultima, diciamo, l'ultima cosa che vediamo al momento, poi le altre, come dicevo prima, l'XYZ e Q lo andiamo a vedere successivamente, man mano che andiamo avanti con gli argomenti, ed è la chiocciola. La chiocciola serve per tenere separate le quantità. Diciamo che ci sono due modi di uso della chiocciola. La prima è questa, esempio 2, chiocciola, ok. Quando io vado a fare lo sviluppo della mia distinta base, vediamo cosa vuol dire 2 chiocciola 6. Chiocciola 6, vedete, lui mi scrive 2 per 6. Nello sviluppo lui mi metterà sempre il per, quindi alla fine la quantità totale sarà 2 per 6, 12. Però mi serve per tenere le quantità separate. Cioè io non voglio vedere 12, ma voglio vedere 2 per 6. Naturalmente cosa verrà moltiplicato? La parte di sinistra con la quantità. La parte di destra non verrà mai moltiplicata. Vi faccio vedere cosa vuol dire. Se io qui produco 2 pezzi, vedete, non è più 2 per 6, ma è 4 per 6, perché io ne produco 2, quindi 2 per 2 è 4 per 6. La quantità viene moltiplicata per la parte che sta a sinistra della mia chiocciola, la parte di destra non verrà mai moltiplicata. Poi alla fine, in una realtà aziendale, quando voi andrete a produrre il prodotto finito, a magazzino verranno scaricate quantità totale, quindi nel mio caso adesso è 4x6 per due prodotti finiti, non verranno scaricati 4, 6 pezzi e basta, ma ne verranno scaricati 24, 4x6. Però la visualizzazione è col per, cioè voglio ottenere le quantità separate. L'altro uso della chiocciola è praticamente questo. Importante soprattutto mi viene da pensare quando vogliamo andare a inserire all'interno di una distinta base un costo, diciamo un articolo di tipo spesa, che abbiamo detto sono articoli che non hanno progressivi, sono quelli che hanno l'icona delle monetine. Tipo così. Chiocciola 6, cosa vuol dire? Indipendentemente dalla quantità totale che io di prodotto finito vado a produrre, di quel componente me ne prendi 6. Non me ne prendi di più, non me li moltiplichi. Quindi io voglio solo 6 pezzi di quella quantità. Posso anche produrne 10.000, lui mi prenderà sempre 6. Quindi produciamo una quantità grande per farvi vedere di after. Ne vogliamo 500. Non mi moltiplicherà 500 per 6, ma mi farà 6. Cioè, indipendentemente dalla quantità che io voglio produrre, me ne prendi solo 6. Quindi, esempio, l'articolo di tipo spesa potrebbe essere utile perché io dico di quell'articolo, di quel costo che per me è ingente il macchinario, in quella quantità che oggi produco, me ne prendi in quella percentuale, in quella quantità. Vediamo se ho un esempio di distinta base dove ho utilizzato il chiocciola 6, cioè il chiocciola. Esempio qui, questa è una distinta base per la produzione dell'impasto della pizza, non fate caso alle letterine minuscole e articoli composti perché fa riferimento alle strutture, le vediamo dopo. Però è per farvi vedere, per me la cella di lievitazione, sostengo dei costi ingenti, è una cella che per me diciamo, ha dei costi, io questo costo lo voglio ripartire. L'impasto, qualsiasi sia la quantità, ci vogliono 8 ore per lievitare, di lievitazione, quindi mi metti 8 ore e basta di costo, non è che me ne aggiungi 8 per la quantità, perché comunque è una cella, io dentro ci posso mettere 10, 20, 30, 40, 100 kg, comunque ci vogliono 8 ore, ecco.
Io avrei terminato col campo quantità. Non so se volete che vi rispiego qualcosa che non vi è chiaro, se no andiamo avanti. Ok, allora abbiamo visto un nuovo componente, ritorniamo un attimo nel componente. Abbiamo visto il campo quantità, l'evidenza. L'evidenza è un campo che accetta tre valori, evidenza per lavorazione entrambe. Praticamente serve per mettere in evidenza un componente durante la produzione. Esempio, io dico il componente 1 lo voglio mettere in evidenza, adesso qui cambiamo la quantità, lasciamo 1, perché è un componente fragile. Magari lo scrivo qui, fragile. Gli metto anche tanti punti esclamativi, cioè mettimelo in evidenza quel componente, lo voglio che si veda in evidenza. Naturalmente nella finestra elenco sotto la colonna evidenza vediamo che compare la scrittura evidenza. La nota compare il flag perché ho aggiunto una nota. Se voi andate all'interno sul flag vedete che si apre il tooltip, cioè vi fa vedere quella che è la nota. Io ho scritto fragile, ci vado sopra col mouse, fragile. Questo lo vediamo nelle stampe. Adesso facciamo una prova produzione stampe, stampe sviluppo distinta base. E lo vediamo tipo qui in quella standard. Adesso noi vediamo semplicemente che se vado a produrre lo sviluppo di questa distinta base, vediamo che lui mi mette la E, cioè questo componente deve essere in evidenza. Poi vediamo dopo nelle stampe grafiche che viene messo in grassetto. Proprio per metterle in evidenza di colore blu, che sono le stampe personalizzate. Quindi semplicemente ha la funzione di mettere in evidenza un componente. Entrambe, cioè mette in evidenza quantità e codice in poche parole. Poi vediamo dopo nella stampa il fatto che viene colorato in blu. Quindi l'evidenza. Il campo del controllo lo vediamo successivamente, lo spezza quantità lo vediamo dopo. All'invio mi si apre le condizioni. Le condizioni è il tasto che vedete qui, adesso è oscurato, adesso chiudiamo ed è questo tasto qui. Me lo apre automaticamente. Questa condizione dell'apertura automatica è pilotata dai parametri di produzione. Adesso andiamo, non lo devo variare, quindi anche se mi dà il messaggio che non posso modificare, non mi interessa. Andate all'interno del menu azienda, anagrafica azienda. Ok, dati aziendali, parametri di produzione. Qui abbiamo tutti i parametri di produzione dove potete accendere e spegnere alcune funzionalità e anche alcune gestioni. Poi li vedremo alcuni oggi, alcuni nell'avanzamento di produzione. Quel parametro che mi va a pilotare, che automaticamente all'invio di quella finestra mi deve aprire le condizioni, è questa: apertura automatica, finestra condizioni. Questo qui. Io ce l'ho attivo, quindi lui me lo apre. Se io questo non lo attivo, non me lo aprirà mai in automatico, ma sono io che manualmente devo andare a cliccare su condizioni. Semplice così. Ok, condizione. Questo perché un componente può essere condizionato. Adesso usciamo da questa distinta base. Per spiegare meglio le condizioni andiamo su un'altra distinta base che è l'impasto della pista. Vediamo una cosa particolare. Ho tre distinte basi, 500, 1500 e 1000, cioè per me l'impasto da mezzo chilo, 1,5 kg, 1 kg. Andiamo sopra da 500. Già qui notiamo qualcosa di strano. Vediamo un componente replicato tre volte nella prima fase, tutti i componenti replicati. Qui andiamo a vedere nuove funzionalità della distinta base, quindi andiamo a aumentare un attimo il livello delle conoscenze. Abbiamo parlato di condizioni, cioè se io vado sulla prima riga, vedete, ho un componente standard in prima posizione, per me è acqua, quindi per il mio impasto mi serve dell'acqua, unità di misura millilitri, 180. Però se vado sulle condizioni vedo qualcosa, cioè io ho una condizione di tipo semilavorato per quanto riguarda l'impasto da 500. Cosa vuol dire? La condizione di tipo articolo può essere semilavorato o prodotto finito. A primo livello, semilavorato e prodotto finito sono la stessa cosa, perché un componente che ha distinta base, sia che sia prodotto finito che semilavorato, se al suo interno non ha altri semilavorati, è uguale, cioè per me è un prodotto finito. La logica cambia quando all'interno di un prodotto finito vado a inserire altri componenti con distinta base e nei vari semilavorati devo condizionare rispetto al prodotto finito. Adesso facciamo degli esempi così vediamo di chiarire un attimo la questione. Comunque nel mio caso è così. Quando io vado a produrre l'impasto della pizza da 500, quindi per questo articolo, mi devi includere questa riga di componente. Esempi, se vado sulla seconda. Quando io vado a produrre l'impasto della pizza da 1 kg,
mi devi prendere quantità 360, non 180, perché al 180 gli ho detto una condizione di inclusione, cioè me lo includi solo per un articolo da 500. È fondamentale l'inclusione e l'esclusione. Questo, inclusione e esclusione, è nuovo, cioè una volta c'era la negazione, ma la cosa è sempre quella, cioè inclusione cosa vuol dire? Questo componente me lo prendi quando sviluppo la distinta base dell'impasto pizza da 500. Se io metto escludi, qual è la sua funzione? Quel componente me lo prenderai sempre, tranne nel caso in cui io sviluppo la distinta base dell'impasto da 500, cioè è un po' il contrario. Quindi l'inclusione me lo includi solo in quel caso, l'esclusione me lo escludi solo in quel caso, in poche parole. Vi verrà da chiedervi come mai in una distinta base mi vai a inserire i componenti riferiti ad altre distinte basi? Questo perché introduciamo un altro tema che è quello del link. Lo vediamo meglio nella distinta base da un chilo. Vedete, qui non ho più la cartellina gialla che mi va a caratterizzare la mia fase di lavorazione, ma come prima fase è una cosa un po' strana. Cioè vedo un link, un po' come quello che era al semilavorato. Cos'è il link? Io vado in modifica fase e qui vediamo il famoso tasto link di BP. Questo perché, esempio, per tanti prodotti finiti che io produco, nel mio caso l'impasto della pizza, la prima fase è uguale per tutti. Quindi, che senso ha che io mi vado a codificare manualmente la stessa fase per, esempio, 10 distinte basi? Li vado a linkare, cioè io dico per quelle distinte basi la prima fase è uguale per tutti, quindi la creo su una distinta base unica e io rimando il richiamo a quella fase di lavorazione. Quindi per me produrre un impasto da 500 o da 1 kg, la prima fase è uguale. Quello che cambia naturalmente sono le quantità. Infatti poi vedremo anche come funziona la questione delle condizioni. Quindi come funziona il link? Adesso ve lo faccio vedere da capo. Vado a fare una nuova fase. Clicco su link di BP, che sarebbe l'F2. Mi apre tutti i componenti, tutti i prodotti finiti che ho nella mia azienda con distinta base. Adesso ripeto, le prove hanno poco senso, quindi io tipo prendo after. Cosa succede? Automaticamente il campo dell'ulteriore descrizione mi viene codificato con il codice, diciamo la descrizione del mio prodotto finito. Se io confermo, cosa vuol dire? Come fase 5 mi sviluppi la distinta base di after, ma nella sua interezza, cioè non è che io gli vado a prendere una fase. Se io linko direttamente alla distinta base senza mettere nulla nel campo, adesso vediamo nel campo link fase, vuol dire mi vai a sviluppare l'intera fase. Se io qui gli dico no, io non voglio che te nella come quinta fase di lavorazione mi vai a prendere tutta la fase after, tutta la distinta base after, ma voglio solo la terza fase, cosa succede? Naturalmente il campo ulteriore descrizione era già valorizzato. Se io voglio vedere la descrizione della terza fase, della distinta base after, devo cancellare quello che c'era scritto nell'ulteriore descrizione, tornare sul campo link fase, ritornare sul campo ulteriore descrizione, vedete che automaticamente mi viene riempito con la descrizione della terza fase di lavorazione della distinta base after. In questo caso non è più il link all'intera distinta base, ma alla terza fase della distinta base after. Abbiamo implementato da poco un tasto. Sempre per la questione, perché magari alcuni preferiscono utilizzare la tastiera e altri il mouse. Se uso il mouse, vado a cliccare due volte sul link e mi riporta la distinta base. In questo caso avevo linkato una fase, cioè la 3. Lui cosa fa? Mi riporta filtrata la distinta base after sulla fase 3. Oppure vedete qui in basso, che prima non c'era, si attiva un nuovo tasto, link alla fase, Shift F11. Se io clicco, fa la stessa cosa, non cambia nulla. È solo il fatto se preferite usare la tastiera, quindi magari avete la combinazione di tasti perché gli operatori preferiscono usare solo la tastiera o il mouse, la cosa non cambia. Se io vado sulla fase 4 che non ha un link, naturalmente quel tasto non compare più, cioè è un tasto cosiddetto fantasma, compare, scompare a seconda della condizione. Ok, quindi qui avevamo la nostra distinta base, abbiamo detto i link sono utili per importare, tra virgolette, richiamare una fase identica. Qui c'è una connessione con l'import di fase, che è quello che abbiamo visto prima, perché bene o male hanno la stessa funzione, solo che di solito si dice che meno si scrive, meno si sbaglia. Quindi
Quindi pensiamo al caso in cui io ho importato in 10 distinte basi la stessa fase di lavorazione. Naturalmente lui mi ha fatto la copia esatta della fase. Ma cosa succede? Che se io devo modificare un componente in una distinta base, lo devo fare per tutte e 10. Quindi devo entrare manualmente, andare a modificare quella che era la variazione per tutte le distinte basi, perché tutte le distinte basi hanno la stessa funzione, la stessa fase. Con il link naturalmente questo non avviene perché se io vado nella distinta base madre, in questo caso l'impasto pizza fase 1, se io qui vado a modificare la quantità, questa qui mi viene propagata in tutte le distinte basi che ho linkato, cioè naturalmente non è che io devo entrare nella distinta base da 1000 e andare a modificare quel componente perché io non li ho qui i componenti, lui mi richiama per la fase di lavorazione. La differenza è questa, la funzione è più o meno simile perché comunque mi riporta la fase. O nel caso diciamo un'interdistinta base, ma nell'import fase facciamo riferimento alla fase. Però è proprio il fatto che meno si scrive, meno si sbaglia. Potrebbe succedere che io vado a modificare una distinta base, me lo dimentico che l'avevo riportato in altre 10 e quindi le altre magari sbaglio sempre. Ok, ritorniamo sulle condizioni. Facciamo un esempio. Vado a sviluppare la mia distinta base dell'impasto pizza da 500. F2. Cosa succede? Adesso questo è un altro tipo di stampa, mi è venuta presa quella grafica, ma è uguale, il risultato non cambia. Vedete, l'acqua non mi viene replicata per 3 volte, ma mi viene preso 180 ml, perché gli ho detto in produzione mi devi sviluppare la distinta base per quanto riguarda il 500, cioè un sacchetto da mezzo chilo. Ma se io cosa faccio? Vado a sviluppare, allora, ritorniamo su quella standard. Allora, mi fermo un secondo perché Pasquale mi fa una domanda. E mi chiede, è sempre meglio importare componenti oppure distinta base con link? Dipende cosa preferite voi. Allora, solitamente il link è fondamentale nel caso, come ho detto prima, la fase di lavorazione è la medesima, cioè se io devo fare una modifica su un componente, questa modifica è obbligatoria, cioè diciamo che deve essere riportata obbligatoriamente anche nelle altre. Mi viene da dirgli che è meglio linkarla, cioè io la modifico in distinta base e mi viene propagata a tutte. Poi dopo naturalmente dipende anche perché se io devo fare una modifica e quella modifica non mi deve valere per le altre distinte basi, qui naturalmente non è utile usare il link, ma è meglio importare la fase. Non so se mi sono spiegato, Pasquale. Ok. Allora, come dicevo prima, abbiamo sviluppato la distinta base da mezzo chilo, abbiamo visto che mi prende l'acqua in quantità 180 ml. Adesso io faccio un'altra prova, vado a sviluppare la distinta base da 1 chilo, vediamo cosa cambia. Non mi prenderà più l'acqua in quantità 180, ma 360, il doppio. E qui è valida la condizione, cioè io ho linkato la prima fase che era uguale per tutti, ma i componenti riferiti a quelle distinte basi naturalmente me li sono inseriti nella distinta base che ho linkato, perché non avendo componenti lui me li va a prendere in quella fase lì. Quindi io replico tante volte quante sono le distinte basi che vado a linkare. Il componente, in questo caso perché per me è una quantità, ma non è detto che per forza voi dovete replicare tante volte quante sono le distinte basi che andate a linkare il componente. Per me naturalmente è un'azienda alimentare, quindi a seconda della quantità che io devo produrre di impasto, mi devi prendere anche quantità diverse di componente. Quindi naturalmente lui mi prende 360 perché gli ho detto quando te mi produci, qui ho messo semilavorato, ripetiamo che semilavorato e prodotto finito a livello 1 sono la stessa cosa, quindi per me aver prodotto l'impasto a 100 pizza è un semilavorato, ma allo stesso tempo è un prodotto finito. Diventa semilavorato se esempio l'impasto pizza lo uso per fare la pizza. Cioè io dico, produco l'impasto pizza come prodotto finito, ma vado a mettere all'interno della distinta base pizza finale, che per me è la pizza cotta, esempio, quello lì è un semilavorato. Quindi diciamo che questa è la condizione semilavorato. La condizione cliente. Magari lo vediamo da un'altra parte, questo tipo di condizione che lo capiamo meglio, facciamola sempre sul componente 1. L'includi e l'escludi è sempre valido. Condizione cliente, cioè vuol dire quel componente nel caso di includi me lo prendi quando io produco per altro gusto.
Il cliente per me con questo codice conta, vediamo cosa succede. Quindi, se io vado a sviluppare la distinta base di After, in teoria il componente 1 lui non me lo prende, perché io gli ho detto me lo deve includere solo nel caso in cui io produco per quel altro gusto. Naturalmente, se io qui come codice cliente vado a mettere altro gusto, quel componente 1 nello sviluppo mi viene preso. Vedete? Componente 1. L'escludi la stessa cosa. Se io mettevo lo escludi nel caso in cui io produco per altro gusto, non mi veniva preso, mi veniva preso in tutte le altre casistiche. Quindi questa è la condizione cliente. Poi vediamo le altre condizioni. Quindi abbiamo visto la condizione di tipo articolo, la condizione cliente. Allora, la condizione magazzino è una condizione di avanzamento principalmente, cioè io gli vado a dire su quale magazzino per me quando vado a fare gli impegni me lo devi prendere. E poi se io qui gli mettevo il 2, quando poi vedremo gli avanzamenti di produzione, vado a fare l'operazione di impegno, lui mi impegna sul magazzino 2. Questo è un dato che vediamo anche in finestra elenco ed è una delle due colonne disattivate di default. Poi c'è la condizione di validità. Cioè io posso condizionare un componente per una validità, quindi io gli dico tipo questo componente me lo prendi a partire dal 13.04, quindi da domani. Adesso cancelliamo la condizione cliente, quindi cosa succede? Se io produco oggi, naturalmente, quel componente non me lo dovrebbe prendere. E infatti non lo vediamo. Ma se io torno dentro, e gli dico, quel componente me lo devi prendere a partire dall'11.04. Naturalmente oggi siamo il 12, quindi se io vado a sviluppare, mi viene preso componente 1. Questa condizione è una duplice funzione, o gli posso dire da che data o fino a che data mi prendi o mi escludi quel componente. Oppure io posso mettere un range di date, cioè io dico quel componente me lo prendi dallo 0101 di quest'anno al 0105 fino al primo di maggio. Quindi cosa vuol dire? Cioè oltre il primo maggio quel componente non mi viene più preso. Questo è utile soprattutto se io esempio faccio annualmente, 31, facciamo finta per una cadenza di due anni, quindi facciamo finta che io questo componente lo prendo fino al 31-12-2023. Cosa vuol dire? Cioè quel componente me lo prendi sempre dal 1 gennaio 2022 al 31-12-2023. Dall'1 gennaio 2024 non me lo prendi più, perché magari il componente è obsoleto, magari il componente non è più prodotto, magari ne usa uno sostitutivo, ne viene utilizzato un altro. A me serve per storicizzare, cioè cosa vuol dire? Esempio, soprattutto mi viene da pensare nelle aziende che producono i ricambi, che utilizzano ad esempio elettrodomestici, producono delle lavastoviglie, delle lavatrici, eccetera. Io magari per 2 anni utilizzo un componente. Poi dopo, nel 2024, quel componente magari il fornitore da cui lo vado a prendere non dice, non lo producono più, ne hanno fatto uno nuovo, un altro codice, ha delle caratteristiche diverse, ma per me è sempre quello il componente, quindi io ne vado a codificare un altro, storicizzo quello che avevo utilizzato prima, quindi nel momento in cui magari a me mi serve sapere nell'anno 2022 che componente ho utilizzato per produrre quel prodotto finito, vado all'interno di distinta base, vedo in che periodo è stato utilizzato il componente e capisco quale componente ho utilizzato. Quindi è per storicizzare. Nelle condizioni vediamo anche avanzamenti di produzione, le lasciamo stare, sono cose che fanno riferimento agli avanzamenti di produzione. Qui in basso ci sarebbero altre due condizioni, magari ve lo faccio vedere perché non le vedete. Non lo vedete perché attiva la gestione del conto lavoro. Adesso prendete quello che vi dico per. Così com'è, perché non è argomento di oggi, però volevo solo farvi vedere che nelle condizioni manca qualcosa. Vado a disattivare, vedete, gestione conto lavoro. Naturalmente, nel momento in cui la disattivo, lui mi dirà di effettuare una riorganizzazione degli archivi, a noi non interessa, quindi usciamo. Ritorno all'interno delle condizioni.
Vedete, è comparso due nuovi campi, la versione esterna e fornitore. Questo perché era la gestione che molti utilizzavano come controlavoro. Con la nuova funzione della gestione del controlavoro, siccome anche gli OS vengono prodotti dalla gestione del controlavoro, questi due campi vengono disattivati. Però chi non ha la gestione del controlavoro attiva, avete la possibilità anche di utilizzare la versione esterna e fornitore. Però sono tema, diciamo, di corso degli avanzamenti, quindi li lasciamo perdere. Un'altra condizione importante è le taglie. Qui non la vediamo. Ok, vedo un attimo se è saltato qualcosa, magari prima di parlare delle taglie, oppure eventualmente vediamo se fare anche la pausa e poi dopo la pausa riprendiamo. Nota l'abbiamo visto, le condizioni le abbiamo viste, la finestra automatica col parametro l'abbiamo visto. E allora, qui adesso mi vado a cancellare la mia condizione. Perfetto. Ah, ecco, ok, allora qui vediamo che i tasti, abbiamo detto, in basso a sinistra fanno riferimento alla fase, i tasti in basso a destra fanno riferimento al componente, i tasti a fianco del, diciamo, in colonna sono quelli riferiti alla distinta base nella sua interezza. Anagrafica componente mi riporta direttamente sull'anagrafica dell'articolo. Nota, naturalmente, se io lo attivo, cosa succede? Facciamo finta che io qui scriva nota. Nella descrizione dell'anagrafica articoli, vedete, mi viene riportato nota, cioè proprio per far vedere se ho delle note nell'anagrafica degli articoli. Dettaglio di riga è fondamentale, è stata ristrutturata da poco anche questa finestra qui. Per chi conosce la vecchia versione sa come era fatta, per chi è nuovo la vede adesso per la prima volta, cioè è un riepilogo di tutto quello che fa parte della distinta base. Qui in alto vediamo la parte della fase, quindi formazione impasto. Qui mi riporterebbe se ho un'ulteriore descrizione o la quantità, vediamo anche quando si attiva il campo quantità, le note in questo caso non abbiamo, e tutto quello che riguarda il componente. Quindi per me c'è un consumo per taglia, adesso dopo lo vediamo con le taglie, mi dice quello che è il codice del mio componente, nel mio caso l'acqua, e c'è attiva una condizione di tipo semilavorato. Qua non vedo niente perché è una condizione di tipo inclusione. Ma se io qui, ritorniamo un attimo alla condizione velocemente solo per farvi vedere, metto esclusione, nel dettaglio di riga lui mi dice esclusa. Quindi mi riporta anche se inclusa e esclusa. Qua se avevo una nota, qua il campo del controllo, lo vediamo dopo. Quindi ritorniamo, riportiamo tutto com'era. Ulteriori dati è quella che abbiamo visto all'inizio. È importante questa finestra all'inizio, come prima codifica della distinta base, alla conferma, quindi quando avete inserito le varie fasi di lavorazione, le varie componenti, alla prima conferma mi si apre in automatico. Poi, diciamo, tutte le volte che entro all'interno della distinta base non mi si apre più in automatico, la devo aprire io attraverso gli ulteriori dati. Bene. Diciamo che mi sembra che abbiamo detto tutto. Ritorniamo un attimo sulle slide velocemente per vedere se abbiamo saltato qualcosa. E poi magari direi che possiamo fare una pausa, se siete d'accordo, di una quindicina di minuti. Allora, abbiamo detto unico ambiente di gestione di distinte basi. Abbiamo parlato cos'è la distinta base aperta, quindi attraverso varie logiche e distinte basi di variazione posso andare a completare una distinta base, tra virgolette, vuota, aperta, con una fase di lavorazione a un indice, che abbiamo detto essere la chiave d'ingresso delle distinte basi di variazione o anche tabelle abbinamenti, quelle che sono le tipologie degli articoli a cui può essere associata una distinta base, abbiamo spiegato cos'è quell'incontro deposito e quelli che sono in distinta base, le limitazioni, abbiamo detto massimo 99 fasi di lavorazione, ogni fase di lavorazione massimo può avere 5.000 componenti, non possono essere aperte contemporaneamente tra distinte basi. Distinte basi gestite e elencodate, quindi abbiamo detto raggruppamento per fasi di lavorazione. Al centro abbiamo la classica finestra elenco con tutte le possibilità: filtrare, ricercare, ridimensionare le varie colonne, attivarle e disattivarle. Quelle che sono le icone le abbiamo viste, abbiamo visto tutto, l'inserimento di una fase, come ho detto, importante, sono consecutive e obbligatorie, non ci possono essere salti nella numerazione. Abbiamo parlato di link alla DBP, come vi ho spiegato, se io non vado a inserire nulla all'interno del campo link fase, vuol dire che io vado ad agganciare la distinta base all'intera, cioè che vado ad agganciare l'intera distinta base. Se vado a inserire un numero, naturalmente mi fa riferimento solo a quella fase di lavorazione che vado a linkare. Link alla fase abbiamo visto le due modalità, o attraverso il doppio clic, quindi se sono abituato a utilizzare il mouse, o attraverso il campo link alla fase. Ulteriore descrizione, questo lo vediamo dopo, lasciamo perdere.
Inserimento del componente, abbiamo detto cosa vuol dire l'inserisci l'inverti, ma questo viene replicato anche all'interno della fase. Naturalmente ricordiamoci, solo l'inserimento di una nuova fase, la possibilità di inserire e invertire, in modifica di una fase posso solo invertire, quindi cambiando di posizione mi switcha la posizione con altre fasi di lavorazione. Nel componente la cosa è diversa, allora fino alle versioni che ci sono fuori adesso è uguale come la fase di lavorazione. Con la nuova versione che uscirà tra qualche giorno, quindi con una delle prossime versioni, anche in modifica del componente avete la possibilità di inserire e di invertire. Fino ad oggi potete solo fare l'inverti nella modifica del componente, mentre in nuovo componente potete scegliere se inserire e invertire. Con la nuova versione avete la possibilità anche di inserire e di invertire in modifica di un componente. Indice, abbiamo detto, chiave d'ingresso per le distinte basi di variazione o tabella di abbinamenti, campo di 8 caratteri alfanumerico. Le logiche, quindi, se metto il codice componente devo mettere obbligatoriamente la quantità, se metto l'indice posso mettere anche solo il codice oppure anche solo la quantità o tutte e tre. Quello che è il campo della quantità con tutte le varie logiche, abbiamo lasciato ad aperto x, y, z, abc, lo vediamo dopo. Quello che è il campo evidenza, quindi abbiamo detto per mettere in evidenza associato ad esempio ad una nota, a un componente, perché voglio dare un messaggio, un warning, un alert alla mia catena produttiva. Il controllo lo vediamo dopo. Le condizioni, abbiamo visto anche il parametro che mi attiva l'apertura automatica della finestra, qui le vedete tutte. Adesso, dopo quando facciamo le taglie, vediamo anche la condizione taglia. Vedete che qui in questo caso mi attiva la gestione del contolavoro, abbiamo lavorazione esterna e fornitore. Cosa vuol dire inclusione e esclusione? L'abbiamo vista. Le varie tipi di condizione, la condizione taglia la vediamo dopo, queste sono le condizioni relative agli avanzamenti di produzione, anche qui infatti come vedete mi riporta che attivando la gestione del contolavoro quei due campi non vengono riportati. Semilavorato, abbiamo detto che a primo livello un componente con distinta base è uguale, sia che sia semilavorato o prodotto finito. All'interno di una distinta base, se vado a inserire un componente con distinta base, per me è un semilavorato, quindi aumenta di livello. Non sarà più a un livello con la distinta base, ma a due livelli. In questo caso, vediamo, abbiamo la distinta base after. All'interno ho un semilavorato alla scatola, perché per me è un contolavoro, poi questo magari lo vedremo con gli avanzamenti. Comunque è formato da una scatola neutra più una lavorazione, perché magari la scatola mi viene colorata, disegnata, graficata, eccetera. Il semilavorato è un po' come il link. Vedete, grassetto in blu, cliccando due volte mi si attiva la finestra. Funziona un po' come il link alla fase. Abbiamo introdotto in alto un tasto distinta base. È un po' come il link, cioè se voi siete abituati a utilizzare il mouse basta cliccare due volte e vi apre la distinta base del semilavorato. Altrimenti usate lo Shift F11 e vi apre col tasto distinta base semilavorato la distinta base. Vi chiederete come mai per il link alla fase e la distinta base utilizziamo la stessa combinazione di tasti. Questo perché non esisterà mai una condizione in cui esiste un link e una distinta base. Perché, come abbiamo visto, il link alla fase riporta una fase senza componenti, quindi per forza e obbligatoriamente non può esserci un componente che ha distinta base. Quindi nel momento in cui vado su una fase di lavorazione, c'è un semilavorato, o attivo il tasto distinta base Shift F11, ma se passo su una fase di lavorazione che ha un link, non posso avere componenti con distinta base, mi si attiva Shift F11 a livello di fase, link alla fase. Personalizzazione dell'ordinamento, abbiamo detto quindi acquisisce le logiche dalla finestra link, posso ordinare ma per fase di lavorazione, questo è importante, non che componenti mi vengono ordinati, esempio di ordine per descrizione, come mai ho la C e sotto c'ho la C e la B? Perché lui ordina per fasi di lavorazione, quindi tra i componenti di una stessa fase. Non l'abbiamo detto, ma l'avrete notato da soli, i componenti, qui abbiamo una videata in cui mi riporta l'elenco di tutti i componenti divisi per fasi di lavorazione, questa riga che vedete in verde è praticamente tutto ciò che riguarda descrizione e ulteriore descrizione, o eventuali condizioni relative alla fase. Mi serve proprio per dividere, cioè per dire che i componenti fanno riferimento a una fase per una migliore visualizzazione della distinta base. Lo stato è un'altra cosa che magari vediamo velocemente e poi siamo a posto perché poi parliamo di distinte basi, di variazioni dei codici strutturati, lo vediamo dopo. Lo stato. Abbiamo visto che di default abbiamo questa colonna stato disattivata. Se io la vado ad attivare, se avete visto, praticamente ho cliccato in alto nella rotellina, configura elenco. Vado ad attivare la colonna stato. Questa colonna adesso per vederla me la sposto, la voglio in seconda posizione, dopo la posizione.
o in prima, uguale. Mettiamola dopo la posizione. Conferma. Cosa succede? Vediamo se ho qualcosa. Naturalmente ho preso una che non aveva niente, però facciamo così. Vado sulla grafica del componente. Per me questo componente è annullato. È cancellato il cam più e il cam meno. Automaticamente mi viene riportato per tutte e tre le righe perché è lo stesso componente. Vedete, ho lo stesso stato di precancellato logicamente che mi riporta nell'anagrafica degli articoli. Se parliamo di strutturati anche, magari andiamo su un'altra distinta base solo per farvi vedere l'icona. Adesso questo lo andiamo a riattivare perché per me non è cancellato. Nello strutturato, esempio, vediamo. Esatto, ecco, lo vedete anche qui. Questa è un'altra icona, ma sapete che sono le medesime icone di precancellato logicamente dall'anagrafica articolo. Serve perché comunque è importante sapere se un articolo magari è per un'azienda, è importante sapere se è precancellato oppure no. Ma naturalmente nessuno vi obbliga a mantenere questa colonna, io rimetto il predefinito, vi riporta la situazione iniziale e quindi ritornate alla distinta base di partenza.